Eccoci qui. Allora, vediamo un pochettino se mi sentite. Riuscite a sentirmi? Mi sentite? Intanto vediamo un attimino, vedo che c'è qualcosina. Ah, perfetto, stavolta abbiamo fatto al primo turno. Ok. Allora, intanto facciamo un secondo un cambio qui di cuffia, così mi dovreste anche sentire meglio. Mi sentite meglio? Mi senti meglio, Erika? Se riesco a chiudere la telefonata. Ciao Evan, ciao Giovanni, ciao Erika, bentrovati. Allora, attendiamo giusto 5 minuti di orologio, lascio tutto quanto attivo giusto per sicurezza, magari così arriva qualche, insomma, qualche ritardatario e poi iniziamo subito. Ok, chiudi, bello, una nuova funzione di... ok, una nuova funzione di YouTube per mettere in evidenza i momenti migliori del video. La domanda è... Ah, ok, giustamente dobbiamo aspettare che sia finito il video. Ok. Controlla la risoluzione del video, la risoluzione corrente non è ottimale. Ok. Però in realtà dovresti trasmettere. Allora facciamo così. Avvio anche la registrazione così eventualmente sostituisco il video. Ok. Un attimo, così dovreste vedere una finestra migliore. Ok, 5 minuti e iniziamo. Lascio tutto attivo. Anzi, vi metto anche un po' di musica, no, perché effettivamente altrimenti richiede poi il codice di licenza. No, la botta assurda, Erika, erano le cuffie. Uso le cuffie per evitare riverbero. Allora, ok, direi che possiamo iniziare. Allora, intanto vi do il benvenuto a questo nuovo webinar. Come vi avevo anticipato nel gruppo Telegram, che poi metterò magari in descrizione se a qualcuno interessa partecipare, e sto preparando un bel po' di novità, un bel po' di canali nuovi. Soprattutto una nuova linea per i podcast in maniera da dargli, da un lato, diciamo, maggior concretezza in termini di argomenti e dall'altro per fare in modo che siano, diciamo, ben ordinati e organizzati sia quelli precedenti che trovate già nel canale ufficiale podcast sempre su Telegram, un altro canale questo, sia per quanto riguarda poi le tematiche trattate, visto che ovviamente alcuni dei vecchi podcast li dovrò comunque ritrattare, visto che
Scusate, bevo un goccino d'acqua. Visto che comunque alcuni argomenti hanno subito degli aggiornamenti, software che sono cambiati e quant'altro. Allora, l'argomento di questo webinar, ovviamente, come ben sapete, è quello del Black Friday. Una piccola nota. Il Black Friday di per sé in realtà non è sempre portatore sano di offerte commercialmente valide e non mi riferisco ovviamente a tutta la paccottiglia, oggetti vari che ovviamente fioccano con proposte incredibili a giudicare dalle newsletter, ma che poi sono sempre le stesse. Mi riferisco invece al nostro settore, cioè al segmento creativo, che devo essere sincero, bene o male è sempre lo stesso ormai da qualche anno. Quindi diciamo che di sorprese specifiche non ce ne sono. Sono bene o male quelle che potremmo aspettarci, tant'è vero che l'articolo che ho pubblicato lunedì aveva in sé una serie, diciamo, di voci che non erano state ancora, diciamo, aggiornate, cioè le aziende di riferimento non avevano ancora rilasciato il loro deal, il loro coupon, il loro sconto del caso, ma immaginavo che lo avrebbero fatto. E infatti già nello spazio degli ultimi 2 giorni ho aggiornato parecchie voci e ho un aggiornamento in serbo che post webinar andrò ad integrare. In ogni caso, in questo webinar andrò a fare una disamina dei titoli principali. Questo webinar in effetti era una necessità perché comprensibilmente non tutti magari hanno la conoscenza di tutti quei titoli che ho inserito all'interno. Ad essere onesti, neanche io ovviamente ho la conoscenza dettagliata da professionista del caso in tutti i singoli argomenti, è ovvio, soprattutto lato 3D, non utilizzo magari dei titoloni come quelli che ho inserito online. Li conosco perché? Perché ad esempio, se parliamo della Red Giant, ho alcuni plugin, non possiedo quelli più tosti, ma so esattamente di che cosa si tratta e che cosa fanno, quindi sono in grado almeno di darvi un'anteprima. Moltissimi altri titoli invece o li ho acquistati in passato o sono già in licenza nelle mie mani, oppure riguardano titoli che magari si utilizzano nel corso del tempo e che fa bene effettivamente conoscere. Il tema di questo Black Friday e Cyber Monday in salsa creativa, che dà titolo anche all'articolo, punta, diciamo, a soddisfare le necessità delle figure che ho messo in calce a più parte all'interno dell'articolo. Quindi parliamo di risorse dedicate proprio a tutto il settore creativo e relativi profili professionali. Ho volutamente scartato, ad esempio, tutto il mondo legato a WordPress, siti web e dintorni, non perché non ci siano delle opportunità, anzi, se visitate i siti di Elementor, Divi e diciamo i classici portali dedicati ai plugin, di offerte ne troverete parecchie, parecchie. Ho voluto però concentrarmi in un singolo segmento proprio perché c'era già tanto da dire, non volevo comunque mescolare contesti che potevano in qualche modo aver bisogno di un approfondimento a parte, vedi mondo WordPress, al quale poi magari, se Dio vuole, dedicherò un webinar specifico per analizzare insieme con voi tutte le novità. Intanto andiamo fin dall'inizio a partire con quella che è la lista che ci aspetta. Questo breve elenco che ho inserito nella prima parte dell'articolo serviva a offrirci un orientamento. Come dicevo all'interno dell'articolo, in effetti, che arrivi o meno uno sconto, ho prodotto questa intera lista cercando di offrire un orientamento, diciamo, anche a tutti quegli allievi, studenti che si sono appena diplomati o che stanno seguendo un percorso, utile alle volte semplicemente ad orientarsi nel nostro mondo. Ovvero questa lista non ha semplicemente lo scopo di spingervi ad approfittare degli sconti. Al contrario, serve anche a definire alcuni degli standard che ci aiutano a capire in che modo magari dovremmo sviluppare il nostro lavoro, le nostre skill, tutte le competenze che ci affiancano quotidianamente. Un principio necessario anche solo per determinare quali potrebbero essere quelle risorse di cui ogni professionista dovrebbe dotarsi, a prescindere dal Black Friday o dal Cyber Monday. Fra l'altro, altre offerte sicuramente arriveranno proprio perché il Cyber Monday scatta lunedì, per cui da qui al 3 dicembre, più o meno questa è la data che hanno fissato tutte le aziende, ci saranno comunque novità. Iniziamo subito. Allora, il primo capitolo è quello del graphic design.
In ambito graphic design, ovviamente tra parentesi, scusatemi, se avete domande, dubbi, commentate e vi chiedo una cortesia a qualcuno di voi, magari Erika, nomino te, ogni tanto dai un segnale in chat così so che mi state ascoltando, perché dovrebbe andare tutto bene, ma l'ultima volta YouTube ha combinato un paio di scherzetti, quindi così so che mi state ascoltando, visto che c'è anche un po' di delay. Allora, partiamo subito con la nostra lista e partiamo da Affinity. Intanto, che cos'è Affinity? Affinity è l'alternativa attualmente migliore, più completa, alla suite Adobe. Affinity è diventata, diciamo, famosa nel tempo proprio perché ha prodotto due titoli che in effetti considero assolutamente eccezionali, ovvero Affinity Photo e Affinity Designer. Due software la cui interfaccia, vado anche a caricarli come promesso, così magari da farvi dare un'occhiatina. Due software la cui interfaccia diverge ovviamente dai classici Adobe. Ciao Antonello. Diverge dai classici Adobe, ma vi posso garantire che imparare l'utilizzo di questi programmi non è assolutamente complesso. Anzi, a dir la verità, pur essendo stati progettati in maniera diversa da quelli che ben conosciamo, mantengono dei riferimenti utili a permettere al professionista che si serve di questi software di interagire con i fratelli maggiori, per esempio i pennelli di Photoshop, i file di Photoshop possono essere utilizzati all'interno di Affinity Photo, chiaramente i formati standard vengono gestiti e in particolare, come vedete dalla schermata di apertura, Affinity ci ricorda il travaso che è appena arrivato da poco tempo anche all'interno del mondo iPad. Il bello di chi sceglie i software Affinity, anzi il bello per chi sceglie questi software, è che non vengono ceduti in versione abbonamento come i software Adobe CC. Al contrario, il loro costo una tantum semplicemente prevede l'acquisto della licenza d'uso del software e via. Le interfacce, come vedete, sono abbastanza diverse da quelle a cui siamo abituati, e fin da partire, diciamo, dalla finestra di dialogo iniziale che ci ricorda tutta una serie di novità, in questo caso gli sconti. E nel corso del tempo Affinity ha anche introdotto la sua versione, l'equivalente di InDesign, che si chiama Affinity Publisher. Quindi diciamo che il classico tridente del graphic designer ordinario, per così dire, Photoshop, Illustrator e InDesign, è così raggiunto. Quindi abbiamo dentro Affinity l'equivalente per tutte e tre i software. E fra l'altro, dentro il software Affinity, possiamo rintracciare spesso nella schermata di apertura una serie di risorse che ci vengono messe a disposizione magari per esercitarci. L'interfaccia è abbastanza semplice, va ovviamente capita un attimo la dinamica del singolo software, visto che all'interno di Affinity, per esempio, diciamo, al di là del posizionamento delle barre, possono esserci dei linguaggi leggermente differenti, però vi posso garantire che comunque basta davvero poco per prenderci confidenza. Fra l'altro, qualche tempo fa, quando uscirono la prima o la seconda versione, dopo aver acquistato entrambe le licenze, realizzai un webinar. Quindi, se cercate all'interno, ciao Gio, se cercate all'interno del mio canale YouTube, dovreste trovare un vecchio video. Prometto di farne un altro, diciamo, nuovo e aggiornato in seguito. E vi ricordo che su Facebook ho aperto anche un gruppo dedicato ad Affinity, ai prodotti Affinity, dove in realtà io scrivo pochissimo, ma tantissime persone vanno a condividere da tutto il mondo, perché ci sono persone che non sono assolutamente solo italiane, ma per lo più arrivano dall'estero, che condividono i loro tutorial, le loro risorse, e quindi anche lì un modo comunque per avere, diciamo, ecco, il proprio riferimento, andiamolo anche a vedere, il proprio riferimento per seguire quella che può essere magari la propria passione o la volontà di esplorare il nostro software. Andiamo a beccare questo Affinity, gruppo, così vi faccio anche vedere, resta a monitor. Eccolo qua. Quindi lo trovate all'interno, diciamo, parte dei miei link. Comunque vi basta cercare questo gruppo, Affinity Designer Photo e Publisher, dove comunque troverete un po' di riferimenti utili, anche progetti e quant'altro. Quindi utile da sapere. Al di là dei software Affinity, torniamo un attimino al nostro articolo. Eccolo qua, vi ho segnalato un'applicazione che vi posso consigliare di valutare. Ringraziamo anche la persona che ha bloccato il tizio sotto casa che strimpella col clacson. Allora, parliamo un attimino di Flixel. Flixel è in pratica una software house
che ha al suo attivo dei titoli discretamente noti. Io personalmente non sono attualmente abbonato a nessuna delle sue licenze, però diciamo che conosco bene un software di cui presi la prima versione quando si acquistava semplicemente licenza, Cinemagraph. Che cosa sono le Cinemagraph? Sono quel formato che arriva da lontano e che continua a furoreggiare all'interno, insomma, del mondo online e che ci permette di trasformare dei video in un prodotto leggermente diverso, cioè piccole animazioni con un dettaglio che in pratica crea una strana frizione all'interno del sito, piacevole frizione, nel senso che rende interessante ai nostri occhi, suggestiva, inconsueta, quella scena che ci si para davanti. Nel corso del tempo, fra l'altro, questo genere si è sviluppato con numerosi sottogeneri, oggi la conosciamo molto bene, soprattutto se andiamo a cercarla in una delle sue applicazioni che consiglio. In questo caso non mi risulta attualmente alcun Black Friday per questa applicazione, però diciamo che nel panorama disponibile la considero una delle migliori. Io mi sono anche abbonato alla licenza completa ed è si tratta di quelle classiche animazioni che al contrario ci permettono di trasformare una foto statica in una appunto animazione. Mentre con le Cinemagraph si parte da un video e di solito la si trasforma in quel formato, Cinemagraph appunto, sono nate poi a seguito di quel successo una serie di varianti che oggi includono anche l'uso delle heatmap per i soggetti, diciamo, che simulano il 3D. Si pensi alle telecamere che ci mette a disposizione anche Facebook per inquadrare la nostra faccia e generare una sorta di strano effetto 3D e tante applicazioni che oggi fanno capolino all'interno dei nostri telefonini. Andiamo avanti. Ah, riguardo Flixel, ovviamente Flixel, come avete visto dalla finestra prodotti, in realtà produce anche altri tipi diciamo, di software, altre proposte al suo attivo e dovete semplicemente valutare se ai fini del vostro flusso lavorativo quel formato vi possa giovare o meno. Se devo essere onesto, io spesso lo consiglio questo tipo di strumento, insieme a Pixaloop che avete appena visto, anche alle classi dove insegno social media marketing. Perché una persona che magari non ha conoscenza di After Effects e relativi plugin o non conosce i modelli o le alternative per trasformare un'immagine o un video in un prodotto coinvolgente, singolo, particolare, potrebbe trovare la sua occasione proprio attraverso Flixel, quindi una bella opportunità. Non fatevi spaventare dalla gestione in formato abbonamento perché ve lo anticipo, sarà oggetto di un podcast dedicato, ormai questa formula in abbonamento è quasi onnipresente. Adobe ha fatto scuola, ovviamente non solo Adobe, ma addirittura la Red Giant, che tra poco vedremo, che vendeva i suoi software a costo singolo, adesso è passata alla formula abbonamento, come tanti altri titoli. Ovviamente anche Adobe ha preparato degli sconti, solo che in questo caso gli sconti riguardano esclusivamente le nuove licenze, quindi se dovete acquistare una nuova licenza, con Adobe praticamente potete abbonarvi con uno sconto, diciamo, discreto. Se siete già abbonati, invece, potreste eventualmente valutare di servirvi di un rivenditore che, come ricordava oggi, ricordavano i pirati grafici. Ho visto un post pubblicato da Patrizia, i pirati grafici, e praticamente, diciamo, potrebbe, ecco, succedere che ci si ritrovi con un'offerta da un rivenditore che ci permette eventualmente di rinnovare la nostra licenza con un piccolo sconto. L'avevo visto passare oggi, vediamo se lo intercetto. Però mi sa che non è questa l'area da quale l'avevo visto, forse nel gruppo, però strano, ero convinto di aver visto i pirati. Comunque, eventualmente poi al limite, se vi interessa, andate a dare un'occhiata anche al covo dei pirati grafici, perché forse era al suo interno. Vediamo un po', giusto per completezza. Vediamo. Ce la possiamo fare. Vabbè, non lo trovo comunque. Era un post dei pirati. Poi al limite, se lo recupero, ve lo segnalo. In ogni caso, vale il principio che vi ho detto. Era un post che anticipava uno sconto diverso da quello standard di Adobe perché passava da un vettore di vendita. In pratica, si parla di quelle aziende che rivendono i software online ai professionisti. Nella lista troviamo anche, ad esempio, canali come Icon Finder. Ovviamente sono inseriti nel segmento dedicato a graphic designer perché il nostro lavoro è fatto anche dell'uso di icone, non solo per quelli tra noi che magari sviluppano
applicazioni, interfacce o elementi per questo genere di prodotti. Quindi fa comodo avere un riferimento. In basso, fra l'altro, avevo inserito anche Fontosum, che di norma è gratuito in formula basica, ma effettivamente per chi fa un certo tipo di lavoro è bene sapere che è possibile, diciamo, abbonarsi a Fontosum, che ci offre comunque quasi il quadruplo delle icone disponibili, eccolo qui, e che raccoglie solitamente una presenza in tantissimi layout e siti che troviamo in circolazione. La maggior parte delle icone oggi arrivano proprio da Fontosum quando parliamo di siti e cose di questo genere. Segmento dedicato alle font family. Intanto vi ho segnalato Zfont, che avevo già citato in passato per un post con una bella offerta che avevano pubblicato su una serie di caratteri, caratteri che poi ho utilizzato proprio per la copertina e il video di questo Black Friday. Ora, Zfont, eccolo qui, il Black Pro. Zfont intanto è una fonderia digitale italiana, quindi già solo per questo merita la nostra attenzione, perché è comunque un prodotto nazionale italiano e va sostenuto. È una fonderia che produce dei caratteri veramente interessanti e ovviamente si dotano anche loro di uno sconto per il Black Friday. E ieri sono arrivate anche le Houses Industries e poi su MyFont, cliccando all'interno dei vari link che trovate nell'articolo, trovate anche altre proposte. Quindi io personalmente vi consiglio di approfittare di queste occasioni, Black Friday, Cyber Monday e poi i regali di Natale che già stanno arrivando, perché alcuni siti hanno scelto di non offrire uno sconto Black Friday, ma di proporre già i loro sconti natalizi. In queste occasioni è bene fare incetta di questo genere di prodotti, perché ovviamente le licenze dei caratteri costano parecchio. Io, ad esempio, proprio su Zfont sono riuscito a prendere il Black Wattrapesca Pro, quello che vi ho detto prima, che adesso non mi ricordo mai il nome, dove sei? Blacker Pro, che è una figata, è una famiglia estremamente ricca. E grazie allo sconto che vi avevo anche condiviso online, l'ho preso praticamente a 40 euro. Ho preso qualcosa come 160 varianti di carattere, di un carattere veramente originale e molto bello. E Font Self Maker, questo è un tool che potrebbe piacervi particolarmente. Non prevede sconto, almeno fino a poco fa non era previsto uno sconto Black Friday. Si tratta di un plugin che si lega a Illustrator e Photoshop e vi permette di convertire le vostre realizzazioni grafiche o i vostri vettoriali in veri e propri set di caratteri. Ovviamente non si tratta di caratteri da utilizzare lato tastiera, cioè si potrebbe anche con una serie di passaggi, ma lo scopo del software non è questo. Diciamo che molto spesso quando andiamo online troviamo in versione statica o animata dei set di caratteri che fanno capolino nelle nostre realizzazioni grafiche. Quindi in quel caso ogni lettera è di per sé un oggetto grafico. Potrebbe essere interessante svilupparlo noi un set di caratteri, magari nel momento in cui abbiamo il cliente, diciamo, che potrebbe accettare questo tipo di risorsa, oppure nel momento in cui vogliamo, diciamo, realizzare delle risorse, i classici, diciamo, goodies da rilasciare online gratuitamente per ottenere visibilità, oppure, perché no, venderli come si fa tante volte online. E a questo proposito vi segnalo su Pinterest una recente novità che ho introdotto all'interno delle mie 1000.000 bacheche. In realtà, al di là delle tante bacheche, come ogni tanto dico e spiego all'interno dei vari eventi, ce ne sono 4-5 che io sfrutto a livello didattico e sono quelle che forse vale un po' di più la pena seguire. In particolare, per esempio, riduciamo un pochettino la finestra, ecco qui, la bacheca Arts and Inspiration, che contiene tanti contenuti, Visual Graphic Style, che adesso vi spiegherò, e Concept Sketch and Draw. In generale, diciamo che queste tre bacheche sono quelle che, diciamo, contengono ma maggiori materiali didattici. Nella bacheca Visual Graphic Style Guide ci sono proprio un bel po' di bacheche, quindi 68 sezioni, che contengono linguaggi visive e altre cosette che utilizzo all'interno dei miei corsi. Una delle ultime che ho integrato si chiama Lettering Toolkit, ovvero una raccolta di esempi che si lega a quel font self che vi stavo spiegando, ovvero i tanti modi attraverso i quali si può rappresentare contestualmente il carattere, la frase o la lettera preferita, il numero preferito, dandogli uno spessore materico, per così dire, cioè una sostanza fatta di una conversione grafica di uno stile in formato lettera. Bene, font self ci aiuta a creare questo genere, diciamo, di caratteri,
Ovviamente diciamo anche utili per quel genere di moda o di tendenza che è sempre valida. Quindi l'ausilio, che è il grafico, diciamo, che trova, nel quale trova benefici il grafico, del classico, diciamo, lettering di un certo genere. Quindi non si parla più di font, ma si parla di un qualcosa diverso. Andiamo avanti. Ovviamente se c'è qualche domanda nel frattempo fatevi sentire. Ah, Logo Express. Allora, Logo Express è una interessante risorsa che viene utilizzata da tantissimi. In questo momento è praticamente al costo di 79 dollari, però come vi ho segnalato all'interno del loro stesso blog, in pratica dovrebbero aggiungere un ulteriore 40% di sconto. Ora, intanto che cosa fa Logo Package? In pratica, intanto vi consiglio di guardare il video che trovate nei due link, dove Logo Package Express vi spiega a che cosa serve, ma si tratta di un tool che farà la gioia di chi magari produce dei loghi, perché effettivamente vi permette di organizzare, produrre ed esportare velocemente quello che può essere, ad esempio, tutto il logo con il suo coordinato di immagine, la sua identità, le sue varianti, eccetera, eccetera. Non lo mostro qui perché ovviamente, insomma, spetta a voi il compito di andare ad approfondire se la cosa vi interessa, ma se siete dei grafici, se producete dei loghi e quant'altro, questo tipo di risorse vi potrebbe seriamente interessare e vi garantisco che sono tra le risorse utilizzate anche da tanti professionisti, quindi non è un generatore di loghi, non si confonda con un generatore di loghi, è un qualche cosina di un po' diverso e vi permette di sviluppare l'esportazione dei logo e degli asset che lo riguardano in misura assai veloce. Io personalmente lo acquisterò perché ogni tanto, insomma, di frequente mi capita di fare loghi, di sviluppare loghi e marchi, ma soprattutto sono ansioso di mostrarlo alle mie classi, quindi vi consiglio di dargli un'occhiata anche voi. E veniamo invece ad un tool estremamente figo che vi farò vedere anche come funziona dal vivo. Guide Guide l'ho comprato quando è uscito qualche anno fa, poi diciamo negli ultimi 2 anni non mi è più servito, quindi non ho aggiornato il mio abbonamento. Ma è un tool estremamente interessante. In pratica, acquistandolo, tra l'altro l'abbonamento, diciamo, costa veramente poco in questo momento, vi permette di generare al volo tutte le guide che volete all'interno dei vostri software di fiducia: Photoshop, Illustrator, Adobe XD e Sketch. Dove sta la particolarità? Si intuisce dal pannello, anzi, in effetti si intuisce proprio come si dice, diciamo, dall'animazione che state osservando. Inserire a mano delle guide è un conto, inserirlo in formato automatico è una cosa ben diversa, ma il pannello nasconde una serie di utilità aggiuntive. Per esempio, un trucchetto che io utilizzavo, per velocizzare non vi faccio vedere, ma eccolo qua, questo è praticamente il pannellino che ho attivato proprio ieri, perché l'ho attivato oggi, anzi perché la licenza l'ho comprata ieri, l'ho rinnovata ieri, e vi permette praticamente di velocizzare l'inserimento delle guide all'interno di un documento. E un esempio è quello di utilizzare, si è visto adesso qui nell'anteprima, che era proprio quella che vi volevo mostrare, la sequenza di Fibonacci. Sapete che Fibonacci rappresenta a livello numerico quella che è la struttura matematica dell'universo. E quindi andare a posizionarsi delle guide per schematizzare un crescendo grafico, quindi il classico ritmo e design, ecco qui vedete un altro esempio, il classico ritmo visivo del design, eccolo qua, questo è Fibonacci. E ci mette in condizioni, insomma, questo tipo di risorsa di organizzare velocemente le nostre guide e quindi il nostro lavoro. Detto così, probabilmente è riduttivo per quello che è il potenziale di Guide Guide, però vi consiglio di andare ad acquistarlo. Quello che vedete è il prezzo nella sua interezza. Lo sconto, se non ricordo male, è pari al 50%, vediamo dov'è, sì, 50%, quindi avete un abbonamento annuale a 20 euro. Vi consiglio di provarlo. Nella nuova versione di Photoshop c'è il nuovo layout guida che è molto simile. Sinceramente non ho ancora provato il nuovo Photoshop nella sua interezza. Nel trailer che avevo, insomma, vi avevo condiviso quando uscì Photoshop, proprio su vostra segnalazione, tra l'altro, avevo notato questo tipo di funzionalità e mi ricordò effettivamente Guide Guide. Però Guide Guide è specifico e fra l'altro è multipiattaforma, quindi praticamente lo possiamo utilizzare in più contesti. Io mi ci trovavo bene, ecco perché l'ho ripreso. E mi piace molto il suo approccio. Siccome, come vi avevo anticipato, utilizzo ancora Photoshop 2019 prevalentemente, anche perché ho un sacco di estensioni che ho acquistato nel tempo, quelle che state vedendo, molte delle quali ancora non sono state aggiornate al 2020. E quindi, visto che non funzionano e che avevo avuto dei problemi di crash con 2020,
Sto aspettando, insomma, di cambiare Mac, se Dio vuole, insomma, mi dovrebbe arrivare a gennaio, per passare definitivamente al 2020, qualora abbiano risolto le loro beghe, così per così dire. Andiamo avanti. Dopo Guide, ovviamente vi ho inserito anche Inky Deal e più in basso in realtà altri canali simili, quindi adesso poi li unirò. Esistono tantissimi canali che... Ah, nel 2019... Ah, ok, ho capito a che cosa ti riferisci, Joe. No, in realtà diciamo che Guide fa qualche cosina in più. Pensavo ti riferissi a un altro genere, diciamo, di funzionalità che avevo intravisto nel video. Diciamo che nelle guide su Photoshop, giusto per rispondere a Joe, le guide in realtà sono da diverso tempo, diciamo, sono oggetto anche di aggiornamenti di robe interessanti all'interno di Photoshop. Non scordiamoci che abbiamo anche la possibilità di sfruttare questo tipo di modalità per disegnare a specchio, per creare a specchio. Il comando di cui tu stai parlando, in pratica, si riferisce, diciamo, a tutta quella serie di funzionalità che piano piano Photoshop ha cominciato ad integrare, che sono ovviamente parte del nostro lavoro. Dove sta la particolarità di Guide? Intanto quello di creare delle vere e proprie formule, ecco, ve lo sto facendo vedere adesso, che ci permettano, per esempio, di generare delle guide al volo. Faccio un esempio. Fibonacci è 0,01, no, 0,1, 1, 2, 3, 5, 7, anche se qui ovviamente dovrei andare con numeri ben maggiori per ottenere poi qui le mie guide. Una volta che noi inseriamo qui dei parametri o che giochiamo con le formule, giustamente l'ho scritta anche male, non mi ricordo adesso come si scrive, in pratica le guide compaiono qui dentro. E io mi ci divertivo in che modo? Schematizzavo, utilizzavo formule matematiche strane che cercavo online, da Fibonacci in poi, per ottenere delle guide significative. Quindi diciamo che ci si gioca in maniera particolare. Hanno aggiunto nel tempo anche ulteriori strumenti e personalmente diciamo che rispetto a quelli gli strumenti di base di Photoshop ho sempre trovato beneficio. E fermo restando che ovviamente poi, chiaro, dipende dal nostro scopo, dalle nostre necessità. Io insomma ve lo consiglio perché è molto carino, però decidete voi. Per quanto riguarda invece i cosiddetti bundle creativi, dentro questa lista vi ho segnalato Inky Deal che trovate qui sopra e in basso in realtà avevo inserito anche Design Cuts e altri, eccoli qua, My Design Deal, Smart Mockups, insieme ad Artboard Studio, anche se Artboard Studio è più un applicativo, si serve di mockup. E questi deal li tengo sempre sotto controllo perché di tanto in tanto trovo delle belle offerte, però attenzione. Nella maggior parte dei casi, questo lo dico spesso nelle mie classi, questi deal sono delle vere e proprie fregature, perché vengono messe al suo interno risorse vecchie, risorse brutte. Per esempio trovate tonnellate di font family in versione script, che sono praticamente impossibili da utilizzare se non addirittura proprio brutte a vedersi. Trovate set di immagini o di plugin o di azioni che comunque sono già disponibili online, quindi ogni singolo mockup va valutato caso per caso. Però di tanto in tanto trovo delle chicche. Per esempio, un canale che una volta l'anno, diciamo, mi dà delle soddisfazioni. No, non è My Design Deal. E dove l'ho messo? Design Cut sarà? Vediamo. Sì, Design Cut. All'interno di Design Cut, presi una serie, diciamo, di contenuti. Provo a loggarmi, vediamo se riesco a intercettare il mio vecchio acquisto. E trovai un bundle che non avevo trovato da nessun'altra parte e con 90 euro, eccolo qua, credo che fosse questo, ecco, del 2017 addirittura. Ecco, questi bundle che vedete, diciamo, sono vecchiotti, però erano roba che non ho trovato da nessun'altra parte. E ora, ovviamente, dal 2017 io continuo a seguire il canale, non ho trovato nulla di più interessante perché... Perché nel frattempo, tra altri abbonamenti, Envato Element e quant'altro, alla fine comunque non ho avuto bisogno di nulla. Però questo genere, diciamo di canali vanno seguiti perché alle volte in un colpo solo ci offrono tanta tanta roba. E passiamo al capitolo invece cloni o add-on per Photoshop. Topaz Lab, Nik Collection, Luminar. Sono, diciamo, tre titoli legati alla possibilità di aggiungere al nostro flusso di lavoro degli strumenti in più. Di che cosa si tratta?
All'interno del mio Photoshop, per esempio, qualcuno potrebbe aver notato questa strana finestra, che fra l'altro è mal integrata all'interno di Photoshop. Si tratta della prima licenza della Nik Collection, ovvero un plugin che contiene una serie di funzionalità destinate ad ottimizzare quello che è il processo di post-produzione delle immagini. Avete presente quello che fa Camera Raw? Più o meno è la stessa cosa fatta all'interno di Photoshop o a seconda dei tipi di software all'esterno con altri applicativi per velocizzare questo genere di lavoro. Facendo un esempio, mi vado ad esempio a pescare, aspettate che vado a pescarmi una immaginetta e vi faccio vedere al volo come funzionano questi applicativi. Chiaramente sono degli applicativi che spesso e volentieri possono, diciamo, servire più a chi fa un certo tipo di lavoro, magari in ambito fotografico o similare, che al grafico comune. Però vi garantisco che i risultati possono darci effettivamente, offrirci delle belle soddisfazioni a più livelli. Vado ad aprire, per esempio, eccolo qui, Photoshop, queste immagini di Rick e Morty. Attivo uno dei miei plugin preferiti di questo, della Nik Collection. Eccolo. Ah, un aggiornamento. Interessante. In seguito, così non vi disturbo. Ecco qui, si apre un pannello interno con una serie di regolazioni. Chiariamo subito, tutte queste regolazioni, come la maggior parte dei plugin di Photoshop, di rado aggiungono funzionalità. Nella maggior parte dei casi sono facilitazioni oppure ci aiutano nel nostro flusso di produzione perché memorizzano una serie di preimpostazioni e, a differenza delle azioni di Photoshop o di altri plugin, ci aiutano, ecco, ad ottenere un risultato diverso. Mi ricordo che vidi una serie, diciamo, questo set di strumenti, lo vidi a un vecchio Creative Pro Show dove un artista, Pedro Fernandez, batte la pesca, lo utilizzava lavorando con Arcviz. Quindi creava i suoi oggetti 3D e poi li manipolava in questo modo. Mi chiesi il perché avendo Photoshop a disposizione. Quando l'ho scaricato, all'inizio era gratuito e diventato a pagamento un paio d'anni fa, in pratica, diciamo, ho capito che si trattava di, in realtà, diciamo, di uno strumento che si concentrava su alcuni aspetti e ci aiutava velocizzando una serie di passaggi. Per quanto riguarda questo in particolare, questo tipo di approccio, abbiamo l'azienda Topaz che realizza una serie di plugin a tema, li trovate tutti all'interno della sezione prodotti, quindi avete magari dei plugin che generano maschere, altri che fanno degli effetti particolari. Nik Collection invece quest'anno è passato, diciamo, ha cambiato versione e in pratica ha aggiunto la versione 2.3 e col suo Black Friday ci aiuta, diciamo, insomma, a valutare eventualmente l'acquisto. Che ci mette in condizioni per l'appunto di aggiungere, magari a chi non ha dimestichezza di fotoritocco o post-produzione con Photoshop, una serie di strumenti veloci per migliorare per l'appunto il nostro flusso di lavoro. Chiudo un po' di finestre prima di sclerare di brutto. Boom, boom, boom. Ok, perfetto. Vediamo, pensate che prima il Nik Collection era gratuita. Eh sì, era distribuito da Google. Io poi onestamente ho preso una licenza di XO, approfittai di un'offerta estemporanea che lanciarono. Adesso che hanno aggiornato il modello, il punto 2, sinceramente, con tutto il coupon che mi avevano dedicato in quanto utilizzatore, non l'ho presa perché la utilizzo veramente poca. Però resta comunque una buona soluzione. Attenzione, una cosa importante per chi di voi magari mi sta seguendo in differita o per gli allievi miei che andranno a vedere questo video, me lo auguro. L'utilizzo di questi software non pregiudica la qualità del professionista, ovvero il professionista non è quello che, come si ogni tanto leggo online, utilizza Photoshop e basta senza plugin add-on. Ricordiamoci che un professionista ha l'orologio come punto di riferimento, ha la necessità di ottenere sempre il massimo nel minor tempo possibile. E in più, oltre al fatto che questi software, questi, le azioni, eccetera, ci aiutano in questo senso, tante volte ciascuno di noi riesce ad adattarsi meglio ad un flusso di lavoro quando ha uno strumento tra i tanti disponibili. Io, un po' per lavoro, un po' per i clienti, un po' per fantasia, un po' perché faccio il formatore, ne provo a decine, se non a centinaia. E vi garantisco che tante volte, magari, diciamo, demando una parte del flusso di lavoro a uno di questi software, che sono un'opportunità concreta. Quindi non fatemi mai ingannare dal concetto: vabbè, ma questa cosa ce l'ha anche Photoshop. Sì. Alla fine io posso fare tante cose con Photoshop, ma se ho un tool che
mi permette di fare qualcosa molto più velocemente di quello che potrei fare con Photoshop, mi conviene quel tool. Si tratta, il nostro è un mestiere, quindi non siamo artisti che hanno tutto il tempo del mondo a disposizione per ogni tipo di lavoro. Quindi non dimentichiamoci questo tipo di approccio e questi deal certe volte ci aiutano in questo senso. E poi abbiamo anche, tra i bundle c'era anche Pixelo che fa la stessa cosa. Passiamo un attimo al 3D. L'argomento del 3D interessa in realtà non solo ai 3D artist, ma anche ai 2D artist. Da un lato perché oggi il mondo del graphic design e delle digital art passa anche dall'integrazione di oggetti tridimensionali più o meno semplici, ma c'è anche da dire che Adobe stessa con Adobe Dimension ci ha aperto un mondo e vi ricordo che possiamo aspettarci in futuro tante cose belle, visto che all'interno, diciamo, del mondo di Adobe ci sono anche i software della Substance, quindi è presumibile che andando avanti nel tempo ci sia una connessione via via maggiore tra i software tradizionali che siamo abituati a utilizzare, compresa Adobe Dimension, e il mondo del 3D. Inoltre, nel recente, diciamo, aggiornamento di Substance, per darvi un'idea, abbiamo iniziato a poter utilizzare i pennelli di Photoshop dentro Substance. Dentro la suite di Substance, non mi ricordo se Designer o Painter, devo ancora provarlo. Alchemy è stato rilasciato, diciamo, uscito dalla beta ed è stato rilasciato all'interno del pacchetto. E in ogni caso, il mondo del 3D resta una parte collaterale per alcuni, principale per altri, del nostro lavoro. Ecco perché nel corso del tempo ho sviluppato, insomma, mi sono registrato nelle varie newsletter e ho iniziato a utilizzare molti di questi tool, piattaforme o che altro. Grayscale Gorilla è un punto di riferimento. Io da qui non ho preso quasi mai niente se non una risorsa 3D che devo integrare per un lavoro, però so che effettivamente, diciamo, è molto ben messa per quanto riguarda plugin e strumenti che alle volte si legano anche in certi casi ad After Effects, se non ricordo male. In particolare, chi ha di voi ha la passione o utilizza Cinema 4D, dentro Grayscale potrebbe trovare una serie di cosette interessanti. 3D Scanstone e 3D Scan invece sono modelli o texture avanzate per i modelli 3D, per appunto per i nostri soggetti 3D. In particolare, 3D Scan ha una bella offerta che potrebbe eventualmente interessare quelli tra noi che magari, diciamo, hanno appunto l'orientamento a sviluppare una maggiore conoscenza del mondo 3D e vogliono integrare delle risorse anche all'interno dei loro software più semplici. Io personalmente ho comprato nel tempo la licenza della versione core di ZBrush, eccola qua, ZBrush Core. Mi diverto spesso con Sculptris, sto studiando Blender e in passato utilizzavo 3D Cut, ma era una capra e quindi l'ho lasciato da parte. C'ho ancora una licenza, ma fondamentalmente non lo utilizzo quasi mai. Però ecco il punto qual è? Non è che io abbia come posso dire, la volontà di diventare un 3D artist, però so che nel mio lavoro devo comunque inserire nel mio flusso lavorativo almeno un gestore del 3D. E siccome da poco è uscita la versione nuova di Blender, che è totalmente gratuito, sto imparando Blender, al quale sto associando un po' di plugin che ho trovato all'interno di Gumroad, che si legano, tra l'altro costano veramente poco, a Blender e hanno anche a che fare con l'arte generativa, sempre però in chiave 3D. Quindi vale anche in questo caso la pena dare un'occhiata perché comunque considerare, diciamo, l'opportunità di questi bundle per magari queste offerte per aprirsi un po' al mondo 3D non è un errore. Marmoset è anch'esso parte, diciamo, di quelli del flusso di lavoro di chi fa 3D a livello professionale. Ma attenzione, dentro Marmoset abbiamo Marmoset Excel che a $19,60 se non ve lo prendete siete, non posso dire stupidi perché ovviamente magari non ve ne frega niente, ma vi perdete un'occasione. Ecco, che cosa fa Excel 3? Excel 3, aspettiamo che lo trovo, eccolo qua. Excel 3 è in pratica un software che vi permette di realizzare creazioni e disegnare in maniera un po' diversa dal solito ed esporta anche in vettoriale perfettamente compatibile con Illustrator. Per esempio, alla classe di grafica l'ho spiegato per, diciamo, dimostrargli, illustrargli in che modo si può realizzare la grafica isometrica, elementi grafici isometrici. Che cosa fa Excel? In pratica, mentre si apre, ci offre la possibilità di disegnare attraverso delle griglie preimpostate che hanno rapporti visivi tra i più diversi. Ad esempio, citato l'isometria, posso disegnare direttamente attraverso il genere isometrico e creare uno dei tanti oggetti che piacciono parecchio online e che
alimentano tutti i circuiti di elementi grafici come per esempio quelli in Vato. Vado ad aprire un documento. Quanta velocità, eccolo qua. Questa per esempio è la griglia. In alto, ad esempio, riuscite a vedere, un attimo che zoom così lo vedete meglio, non so se si vede a schermo, spero di sì. In generale, voi potete scegliere su che genere, diciamo, di griglia lavorare, quindi andando a frazionarla nei modi che preferite. Questa, ad esempio, è la griglia a nido d'ape. Oppure vi basate magari sul classico, diciamo, stile isometrico, al quale potete tranquillamente integrare, diciamo, altri stili. Quindi non siete assolutamente costretti a, diciamo, a mantenere sempre attiva un solo genere di griglia. E avete tanti strumenti di disegno, guardate che bella, quanto è ricca l'interfaccia, compresa la struttura a livelli. Questo è uno di quei software che vi consiglio di non farvi scappare, perché a parte che è molto divertente, è davvero, diciamo, utile nel momento in cui si vuole andare un po' oltre determinati stili. Normalmente, per esempio, l'isometria in Illustrator con cosa la otteniamo? Con i plugin, diciamo, nativi di Illustrator, gli effetti 3D, eccetera, eccetera, se non con altre risorse. Bene, con Excel effettivamente riusciamo tranquillamente a risolvere il problema utilizzando non solo il genere isometrico, ma anche tanti altri. Andiamo velocemente avanti. Questo. Volevo semplicemente farvi vedere un attimo Gumroad, all'interno del quale vale sempre la pena, ve l'ho scritto nell'articolo, farsi un giro. Gumroad non ha un motore di ricerca potente, però è molto ricco di autori. Io trovo gli autori tramite Google, tramite altri canali, eccetera, eccetera, anche se adesso ArtStation sta ereditando quello che è praticamente l'insieme di autori disponibili, quindi molti autori da Gumroad stanno andando a presenziare ArtStation. Non so perché ci sta mettendo tanto a caricare, forse perché sto trasmettendo, non lo so. Andiamo avanti. Sketchfab, canale gratuito, anzi freemium, perché anche una versione premium, quindi con tanto di shop allegato. Se vi interessa esplorare il mondo del 3D, magari introducendo elementi tridimensionali dentro Photoshop o Adobe Dimension, sicuramente Sketchfab fa per voi. Sketchfab ha la sezione gratuita all'interno della quale gli autori mettono a disposizione, con licenze limitate, la loro produzione, ma ci dà anche la possibilità di andare ad acquistare una serie di modelli 3D premium, quindi fatti bene, magari per quelli di noi che stanno iniziando a valutare di utilizzare Adobe Aero, oppure il player, diciamo l'editor in versione R che rilasciano Facebook e altre piattaforme, per inserire magari all'interno di un proprio progetto un elemento tridimensionale fatto bene. Consiglio, suggerimento, al di là del formato Blender, se dovete, diciamo, non avete idea di che tipo di formato andare a utilizzare, questo per esempio è un oggetto 3D acquistabile, puntate all'OBJ, è il più semplice, in realtà non è il più corretto, però è quello, diciamo, universale. Quindi è un po' detta grezzamente il JPEG della situazione. Poi chiaramente dipende da cosa dovete fare, quindi come vedete, diciamo, gli standard sono tanti. Sicuramente i formati proprietari, se non avete i software in licenza, Cinema 4D, 3D Studio Max e Maya, non vi conviene acquistarli. In ogni caso, all'interno di Sketchfab, c'è tanta roba divertente da vedere che magari potreste decidere di scaricare gratuitamente, anche, ripeto, solo al fine di testarlo. Turbo Squid, canale, diciamo, di vendita di oggetti 3D, storico riferimento. Substance, il software di cui parlavamo prima, che è stato acquistato quest'anno da Adobe. Cinema 4D, devo verificare ancora se ha delle offerte. Comunque, un software 3D che chiaramente ha il suo peso, ma anche il suo costo. E Unreal, che in pratica, diciamo, per chi non lo sapesse, è diventato un po' il punto di riferimento, soprattutto per chi sviluppa 3D, videogame e quant'altro. Ed è un software che però effettivamente, ecco, richiede un profilo adatto o quantomeno la volontà di assumere un profilo professionale adatto. Per capirci, per fare veramente 3D occorre prendere quel binario e studiare veramente tanto a fondo, quindi non si può strimpellare come magari facciamo con Photoshop, che alla fine lo apri, smanetti un po', da qualche parte arrivi. No, quando si fa 3D, quello è un ruolo professionale serio da considerare seriamente. Io non sono un 3D artist, ma manco a parlarne. Semplicemente giochicchio con elementi 3D all'interno dei miei lavori o dei video After Effects, tanto per dire, ma sempre in maniera estremamente superficiale. Tutti questi canali riguardano il mondo 3D. In particolare, però, vi segnalo ad esempio
il kit bashing di Vitaly Bulgarov per darvi un'idea di che cosa si può realizzare con dei kit. Io, ad esempio, su Instagram ho messo un elaborato dietro a un tutorial che ancora devo pubblicare, dove c'è un elemento 3D realizzato con messo assieme con Adobe Dimension. In quel caso ho preso un kit Bash acquistato online e ho segnalato Vitaly Bulgarov perché è uno degli autori più completi e interessanti, diciamo, del panorama. Lavora anche col mondo del cinema. Vale la pena dargli un'occhiata. Se non lavorate nel settore, non me ne frega niente di spendere 185 dollari, però vi serve a darvi un'idea di chi stiamo parlando e del potenziale raggiungibile, soprattutto se magari doveste avere idea di lavorare nel corso del tempo con il mondo del 3D. Bene, tutto questo tipo di elaborati diventano anche costruzioni frutto di questi kit bash che in versione 3D sanno farsi rispettare. Andiamo avanti. 2D Art. Allora, 2D Art, intanto parliamo di Pixel Squid. Che cosa fa Pixel Squid? È un tool molto carino perché se siete delle pippe come me nel mondo del 3D, potreste invece decidere, valutare abbonamenti come questo. In realtà all'interno di Envato Element esiste anche al suo interno una sezione del tutto simile. E di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di oggetti tridimensionali che però non vi vengono forniti come oggetti 3D. In pratica, per ogni singolo oggetto, io che cosa faccio? Lo seleziono, scelgo un orientamento, qui nella demo vi viene mostrato, quindi scelgo che tipo di rotazione lungo l'asse X, Y e Z andare ad applicare, poi dipende dalla piattaforma, e mi scarico il PNG scontornato di riferimento. Ad esempio, ve lo faccio vedere su Envato Element, se cerco, facciamo per esempio Game, nella sezione 3D, eccolo, supponiamo che magari mi interessi questa gaming workstation. Ok, attivo la visualizzazione a 360. Magari questo tipo di posizionamento non mi piace. Aspettiamo che finisce. Ecco qua. Lo posso ruotare, movimentare in modo da dire: ok, mi piace questa posizione. O anzi, mi piace questa dall'alto, mi piace quella da sotto, da sopra, eccetera. Dopodiché scarico il file in Photoshop o il PNG scontornato. E dentro il file in Photoshop solitamente ci sono anche ombre e quant'altro. E mi realizzo la mia bella costruzione come se avessi realizzato il 3D. È la stessa cosa, ma è il come a portata di mano degli utenti. Pixel Squid, molto interessante, vi offre anche il plugin per Photoshop, quindi come si fa con Adobe Stock, vi trovate il pannellino all'interno di Photoshop e da lì potete anche decidere di acquistare, se non ricordo male. Le sue categorie sono veramente tante, dategli un'occhiata perché anche in questo caso, se non ricordo male, siamo sotto forma abbonamento, ma ci sono veramente degli oggetti interessanti. Quindi valutate, ecco, in questo caso, perché vi ho detto di farvi il giro anche all'interno di tutti i deal del Black Friday, anche se inizialmente non vi attirano. Non è che dovete attivare tutto adesso perché c'è lo sconto, ma rendersi conto e conoscere una risorsa significa che nel momento in cui mi serve per un cliente, attivo un abbonamento di un mese, lo metto a budget, quindi in realtà lo paga il cliente, per dargli il miglior risultato possibile. Mi ricordo qualche tempo fa feci un lavoro per un'azienda che lavorava nel mondo del tabacco, mi serviva un oggetto tridimensionale del pacchetto di sigarette e presi il modello proprio da Pixel Squid o da un altro sito simile, adesso non ricordo, in modo tale da poter inserire nella mia elaborazione grafica il pacchetto sotto tanti punti di vista differenti. Andiamo avanti. Excel ve l'ho citato prima, l'ho inserito qui nelle 2D Arts proprio perché si parla di cosette un po' diverse. E qui veniamo all'altro che vi consiglio di acquistare, Escape Motion. Che cos'è Escape Motion? Escape Motion è una suite, diciamo, di riferimenti, però devo cambiare il link perché qui ho messo quello del blog. Stasera cambio anche questo link. Ecco qui. In pratica io questi software ce li ho tutti e vi assicuro che tutti valgono la pena. Vi piace ad esempio realizzare dei elementi ispirati al mondo dei frattali? C'è Amberlite, arte generativa, che in pratica vi permette di costruire scenari di questo genere che avete visto tante volte nelle mie elaborazioni. Un click, pochi pivot da sistemare, alcune semplici impostazioni e potete anche realizzare delle animazioni. Io ce l'ho qui con me, sempre qui a portata di mano, proprio perché sono veramente una potenza. Flame Painter è stato di recente aggiornato e hanno integrato anche un nuovo motore di rendering per tutti gli effetti creativi. Flame
Flame Painter vi permette di utilizzare alla grande la vostra tavoletta, voi tracciate una linea e quella linea diventa qualcosa di questo genere. Linee differenti che possono diventare fiamme, linee particolari, arte generativa, particellare, c'è veramente da sbizzarrirsi. E sono tanti, fra l'altro, i pennelli che potete scaricare gratuitamente o acquistare all'interno della piattaforma. Quindi, se vi interessa arricchire il vostro, le vostre 2D art con effetti particolari, vi consiglio di utilizzare questo software che, ripeto, io mostro spesso, diciamo, in tutti i corsi, ne ho parlato anche quando si parlava di arte generativa, e credetemi, è veramente comunque una bomba. Ai quali si aggiunge Rebel 3, che è l'unico software che io ho trovato che si avvicina veramente tantissimo alla pittura su tela. E l'ho preso perché in realtà ci faccio dei giochini un po' particolari, però la particolarità è che quando, per esempio, utilizzate il tratto sul foglio, se ad esempio caricate il pennello di inchiostro, c'è cioè un tool apposito, l'inchiostro inizierà a colare. Potete decidere per esempio verso quale direzione cola, cioè quindi decidete dove sta la gravità. I colori si mescolano in maniera creativa, come tante volte faceva Corel Painter, adesso credo che lo faccia ancora. E in sostanza realizzate degli acquerelli, ma non solo, perché se li definiamo solo acquerelli è riduttivo, addirittura potete sciogliere letteralmente una qualunque immagine come se fosse fatta di pittura e quindi manipolarla in 100 modi diversi. Insomma, se volete, ecco, approfondire questi software, il consiglio è sempre quello: entrate nei link che vi ho dato e uno per uno guardatevi i video e poi vi convincete se utilizzarli o meno. Infine, InSpirit, un semplice tool generativo di quelli che praticamente troviamo anche nel telefonino, solo che in questo caso ha la particolarità che, essendo installabile lato desktop, possiamo lavorare, se il processore ce la fa, anche ad alte risoluzioni e creare una serie di elementi che prima o poi riuscirò a pubblicare anche io nei miei canali, perché ne faccio un bordello e poi non mi ricordo mai di metterli online. Comunque, Astute Graphics, l'azienda molto interessante che fa plugin per Illustrator e che di recente è passata anche lei in modalità abbonamento. Mentre prima acquistavamo i plugin come ho fatto io, adesso io i plugin ce li ho ancora, ma non li posso aggiornare perché siamo arrivati praticamente alla versione abbonamento anche su Astute Graphics. Per carità, chi utilizza Illustrator ci si farà le pippe qua davanti, perché effettivamente i plugin di Astute Graphics sono veramente belli, interessanti e variegati. C'è da dire però che effettivamente è sempre tutto un abbonamento, quindi diciamo che secondo me un professionista oggi come oggi deve comunque mettere in conto, non dico assai, ma quelle 400-500 € di abbonamenti annuali per dotarsi di tante risorse. Io sinceramente spendo un bel po' di soldi per abbonamenti annuali, ma li recupero lavorando proprio perché grazie a loro riesco a fare tante cose. Procreate, avete anche degli sconti per Procreate, non lo definisco un clone di Photoshop, ma un'alternativa a Photoshop, molto interessante soprattutto perché lavora in versione iPad e in un formato light in iPhone e vale la pena effettivamente andare a dargli un'occhiata. Non ricordo se ha inserito o meno il suo sconto per il Black Friday. Ah, fra l'altro volevo anche ricordarvi che all'inizio articolo, nel mio articoletto, vi ho messo una lista Twitter. Quella lista Twitter che potete seguire a vostra volta è sicuramente una risorsa utile per vedere tutti gli aggiornamenti di questi marchi, perché ogni volta che ho inserito un'azienda in quella lista del Black Friday, l'ho anche inserita qui dentro. I 67 membri sono in realtà tutti i canali praticamente che mi avete visto citare e tanti altri. Quindi è anche un modo che io spesso utilizzo, quello delle liste Twitter, per tenersi aggiornato su tutte le novità. E io lo sto facendo per tenermi aggiornato sulle offerte di riferimento, diciamo, per quanto riguarda il mondo del Black Friday e Cyber Monday. Andiamo avanti. Fontosum l'ho citato prima, Kitbash 3D, un altro canale dedicato al kitbashing, fra l'altro non funzionava, non so perché, ho scritto agli autori e mi hanno detto che c'è un problema, diciamo, di connessione dall'Italia, così mi hanno detto che stanno però risolvendo. Shutterstock e Adobe Stock, offerte basiche, niente di trascendentale, per questo non ho segnalato nulla. Cube e Brush, un marketplace invece ottimo per 2D e 3D artist, dove potreste trovare tanti autori che hanno messo in sconto i loro elaborati. Un altro canale da conoscere qui dentro, soprattutto i 2D artist, anche i 3D artist, ma soprattutto i 2D artist potrebbero trovare belle soddisfazioni. Vi consiglio anche di registrarvi perché ogni settimana, il lunedì, rilasciano 6 risorse gratuite di vario genere, ideali anche per testare il mondo 3D. Vedo qui che è appena uscito, per esempio, io qui questo software qui dove vedete comprato, sono appunto risorse che ho comprato. Per esempio, questo è un plugin per Photoshop
che vi permette di inserire un'immagine direttamente in prospettiva, cioè voi gli dite con delle guide particolari qual è la prospettiva dell'oggetto e in pratica l'elemento grafico si adatta a quel tipo di prospettiva, più o meno come il Perspective Warp di Photoshop, però questo lavora in maniera un po' più precisa. Sinceramente non mi è mai dispiaciuto, vedo che è uscita la versione 2, per cui me lo tengo da parte e più tardi vado a scaricarlo. Oppure Gesture Draw, che in pratica è per i disegnatori, l'ho acquistato proprio perché ogni tanto mi diletto anch'io. Poi Matte Painting, chi di voi lavora con il 3D o con il matte painting tradizionale o ha bisogno di immagine e quant'altro, sicuramente conoscerà questo canale Matte Painting, all'interno del quale abbiamo roba di qualità che viene effettivamente, diciamo, utilizzato anche da chi fa 3D. Ecco qui infatti riferimento ad Artibiz, che è il programma che vi permette, diciamo, di software che vi permette di fare elaborati molto molto particolari. E dategli un'occhiata perché, come dicevo prima, è bene conoscere questo tipo di risorse. Non dovete per forza acquistare tutto, ovviamente. Marketplace. I marketplace sono interessanti per due ragioni, l'ho scritto nell'articolo. Uno, perché anche i marketplace, che vi ricordo essere tutte social community, hanno introdotto le versioni premium per motivi che poi vi spiegherò in un altro webinar. Ne parlo spesso in classe. Ed è importante sapere che in pratica, se oggi vogliamo visibilità dentro questi canali, ci tocca pagare. In realtà la formula di abbonamento è una necessità perché adesso siamo letteralmente miliardi. Durante il Black Friday, i periodi natalizi, eccetera, eccetera, nascono spesso degli sconti che vi permettono di attivare i vostri abbonamenti. Vi farò vedere come funzionano perché ho preso io l'abbonamento in offerta su ArtStation un paio di mesi fa e un mese fa ho preso quello in offerta su DeviantArt. Quindi vedrete con i vostri occhi che cosa c'è lì dentro. In più, però, dentro questi marketplace ci sono le sezioni marketplace degli autori. Per esempio, all'interno di ArtStation trovate una marea di autori che, migrando da CubeBrush, da come si dice, da Gumroad e simili, sono arrivati dentro ArtStation e hanno aperto il loro marketplace, all'interno del quale vendono di tutto, da tutorial a pennelli per Photoshop, da texture a immagini, da modelli 2D, 3D di riferimento a suggestioni di ogni tipo. E il costo in realtà è spesso assai ridotto, molto più di quanto potreste immaginare, e vi ho messo i link del blog interno proprio perché in questo caso non è tanto la piattaforma che rilascia lo sconto per il Black Friday o per Natale che sia, quanto i singoli autori che magari comunque nel loro canale decidono di aggiungere un qualcosa. Envato il Cyber Monday, tra qualche giorno scatta il Cyber Monday per Envato. Ora, Envato si distingue in due grossi canali. Envato Element, che è quello che avete visto prima, che vi consiglio di adottare, visto che per me è sicuramente, diciamo, lo strumento di lavoro, anche se si tratta di un abbonamento, che nessun creativo, al quale nessun creativo dovrebbe rinunciare. Praticamente qui dentro avete tutto quello che vi serve per produrre quasi qualunque cosa, ad eccezione del 3D e di cose avanzate lato programmazione o interfacce. Per il resto avete tutto. L'abbonamento costa di solito 192 dollari l'anno, se non ricordo male, in promozione arriva anche a 130-140. Non ho ancora avuto notizie di promozioni specifiche, ma se non sono arrivate, arriveranno. In questo momento, comunque, il prezzo è quello e li vale tutti. Io qui ho scaricato letteralmente migliaia di file per i miei clienti, ci faccio veramente anche il caffè la mattina se posso. Contemporaneamente restano i vecchi canali di Envato che non sono assolutamente non aggiornati. Adesso che c'è Envato Element, semplicemente la maggior parte delle risorse nuove o premium di livello le trovate nei soliti canali di Envato, Graphic River, Code Canyon, Team Forest e compagnia bella. Su Envato Element trovate moltissime delle risorse che avete nei vecchi, diciamo, nei vecchi canali e anche cose nuove, quindi non dovete pensare che su Envato Element ci sta lo schifo delle cose vecchie, non è assolutamente così. È una formula, diciamo, un modello di business diverso. Gli autori che non accettano di andare dentro Envato Element li trovate su Envato tradizionale. Per questa ragione, chi di voi non ha intenzione di farsi l'abbonamento o cerca qualcosa che non c'è su Envato Element, farebbe bene a dare un'occhiata al Cyber Monday di Envato, perché qui dentro, divisi in sezioni, trovate già l'anticipo di quei file che saranno in offerta e ci sono delle belle cose. Quindi dategli un'occhiata perché qui ci sono delle belle cose. Solo fate attenzione, leggete sempre le specifiche quando acquistate un elemento perché di tanto in tanto si pigliano anche delle fregature involontariamente. Creative Market, alle pari di Envato, ovviamente il suo equivalente, anche lui, anche lei il suo sconto. In realtà Creative Market, a differenza di Envato, applica un 20% di sconto in generale a tutti i prodotti selezionati, quindi è una modalità del tutto simile a quella di Envato, solo che qui lo sconto è fisso, mentre lì cambia un pochettino.
Creative Market, molto interessante, costicchia un po' di più di Envato Element, gode di alcune esclusive che non si trovano su Envato. Io qui dentro, infatti, ho acquistato, per esempio, alcuni di quei modelli delle lettere tridimensionali di cui avevamo parlato, li ho acquistati qui e non li ho trovati altrove. E spesso qui, per esempio, acquisto dei caratteri particolari, dei set particolari, delle grafiche specifiche, insomma. Ci trovo delle cosette molto molto particolari che vi consiglio di andare a scoprire. E in questo caso, quindi, sicuramente Creative Market molto interessante. Di Gumroad ne abbiamo parlato. Dentro Patreon, Patreon ovviamente è una piattaforma un po' diversa, anche lì ci sono degli sconti Black Friday di alcuni autori. Non c'è un canale universale di sconto per Patreon, perché ovviamente la piattaforma ha uno scopo diverso, ma se andate su Twitter o cercate online, io qui vi ho messo anche un link dedicato a Google. Vi potrebbero saltare fuori diversi autori e non solo, chi naviga su Patreon capisce che cosa intendo, tutto in sconto. Insomma, trovate anche le donnine nude che in pratica su Patreon danno spettacolo e hanno fatto anche loro il Black Friday. Del resto, l'ha fatto anche Pornhub, per cui voglio dire, e se vi chiedete come so questa cosa, sì, è perché vado su Pornhub. Detto questo, passiamo un attimino ai prodotti. Allora, per quanto riguarda invece i prodotti, vi ho segnalato intanto delle promozioni della BenQ. Anche la BenQ partecipa al Black Friday con una serie diciamo, di sconti su una serie di prodotti. Dategli un'occhiata, ci potrebbe essere qualcosa che vi interessa. Ovviamente lo dico non solo perché sono evangelist, ma ovviamente li utilizzo, quindi insomma, la qualità la conosco. Dategli un'occhiata. E anche Pantone ha i suoi sconti, anche se ovviamente Pantone costa un occhio della testa anche solo nominarlo, per cui magari comunque inizialmente sarete un po' reticenti ad andare a vedere. Il link lo devo rimettere perché vedo qui che effettivamente l'ho messo duplicato. In realtà il link, eccolo qua, è solo questo. E ci sono dei piccoli sconti, quindi potrebbero effettivamente, insomma, potreste trovare qualche cosina di interessante. Pantone è sempre Pantone. Tavolette grafiche. Mentre c'è la X-Pen, che è un'altra marca che ha fatto di recente un po' di sconti. Devo verificare se ha fatto anche un Black Friday, ma mi pare di no. La Huion, che è la principale attendente al titolo di competitor della Wacom, ha fatto un Black Friday discreto, dategli un'occhiata. La Wacom invece si è dedicata agli holiday gift, quindi andate a dare un'occhiata, ci sono i link. Se siete interessati all'acquisto di una tavoletta grafica potreste trovare qualcosa di interessante. Ricordatevi che sicuramente la Wacom diciamo, ha, come posso dire, alle spalle una storia diversa rispetto alla Huion, però a meno che non siate, diciamo, degli esperti di altissimo livello che realmente sono in grado di notare la differenza tra Wacom e Huion e vogliono quel tipo di qualità, Huion effettivamente farà il coso vostro. Wacom costa di più, vi dà ovviamente anche un'attendibilità diversa. Ma diciamo che la Huion, come è stato per Huawei, alla fine comunque vengono alle volte scartati perché si pensa che il marchio cinese sia squallido, scarso, eccetera, eccetera. Guardate Huawei dove è arrivata e ditemi voi se oggi effettivamente non rivaleggia con i marchi di settore, per cui date fiducia anche alla Huion, secondo me lo merita. In ogni caso, dategli un'occhiata, decidete, a seconda delle vostre tasche e possibilità. Anche Apple dei piccoli sconti, niente di trascendentale. Mashable, che ovviamente ha un suo shop online, quindi parliamo anche di oggetti. E poi parliamo alle stampe invece e altri tipi di oggetti. Allora, intanto i mazzi di carte creativi. Io quando scrivevo di carte creative ho voluto specificare meglio che non si trattava di carte di stampa, ma di mazzi di carte particolari, tra le quali Intuiti e Fable, mi sembra che si chiama Fable. Questi due li ho presi, il terzo no perché non mi serviva, ma è un'azienda italiana. Ho avuto anche la fortuna di conoscere alla Scuola Internazionale di Comics uno dei fondatori. E praticamente, diciamo, per esempio, il mazzo giallo, quello di Fable, serve per chi fa storytelling. E credetemi, vale la pena andare a scoprire dentro la pagina come funziona il mazzo di carte perché è una figata. Intuiti, in realtà, ragiona, diciamo, sono delle carte che dovrebbero stimolare una parte del nostro cervello ad essere creativi, lavorano molto sugli archetipi. Dategli un'occhiata, magari può essere un bel regalo di Natale ad una persona alla quale non frega niente e quindi dice: vabbè, dai, te li regalo a te visto che a me non servono. E quindi avete fatto un regalo e vi siete tenuti in mazzi di carte. Non succederà mai, ma potrebbe interessarvi l'andare praticamente a acquistare questo mazzo di carte. Comunque, sinceramente, diciamo, vale la pena scoprire questo tipo di oggetti. Io da appassionato di carte mi ci diverto parecchio. Questa invece, Texturit, è una risorsa che probabilmente molti di voi non conoscono. A me l'ha fatta conoscere Teresa, che segue una blogger che in pratica cucina e fa le foto. A quello che cucina è una grande, è un'ottima fotografa, vende anche per aziende, quindi fa anche advertising. E un giorno, parlando in una storia,
Teresa ha ascoltato, diciamo, questa ragazza che raccontava questa storia e spiegava che si serviva degli sfondi fotografici presi da Textolit. In pratica sono dei veri e propri supporti in materiali diversi, però curati, quindi non casuali, e all'interno dei quali trovate praticamente legno, materiali particolari, costicchiano, però se una persona fa un certo tipo di lavoro si deve anche saper dotare di questi sfondi. Magari io, per dire, sono in un appartamento, non ho questo tipo di superfici, compro un supporto professionale e quando devo fare degli scatti allestisco il mio set servendomi di luci adeguate, il box di luce che il Cube Light che molti conoscono, che si utilizza in fotografia, soprattutto quando si fotografano degli oggetti, degli stage appositi e lo sfondo materico del caso. Ed ecco che escono fuori tutti quegli scatti che poi si vanno a vendere in circolazione. Quando si dice se vuoi fare una cosa e vuoi farla bene, sai pur certo che se ti ingegni online trovi la soluzione migliore per te. Costicchia, ma effettivamente rende anche alla grande. Vi ho segnalato di mail per la Solina Pantone, poi ovviamente vi basta entrare sul sito, sul centro di mail e dare un'occhiata ai prodotti Pantone. Non sono niente di trascendentale, ma uno sfizio ed è bene sapere che esiste anche lo sconto per loro. Idem con patate, ad oggi sono arrivate a 4 le newsletter che ho ricevuto, Pixart Printing, Stampa Print, Spinte 24 e File Alarm. Offrono alcuni sconti, quindi dategli un'occhiata, potrebbe essere interessante. Incluso Sticker Mule, che invece è specializzato nel fare sticker e cose simili, mi pare anche spillette. Io ci ho fatto parecchi adesivi, dategli un'occhiata, vale la pena anche lì, è molto semplice da utilizzare, molto carino. Abbonamenti. Se parliamo di abbonamenti, parliamo anche di riviste online o libri. Zinio è il principale punto di riferimento, insieme a Creative Block, solo che Zinio è un pochettino più ampio, per l'acquisto di riviste digitali. E poi 3D Total, che vi offre anche dei libri. Dategli un'occhiata. Andiamo ai video. Se lavorate con i video, soprattutto se lavorate con After Effects, vi piacerà Script, se non lo conoscete, è il mio punto principale di riferimento per quanto riguarda i plugin dedicati ad After Effects. Io qui dentro ci ho speso un sacco di soldi, non vi mento, vi faccio vedere, no, non posso perché vi compare anche la licenza. Comunque, fidatevi, ho comprato tanta, 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 tanta roba e ho già messo nel carrello 4 prodotti più una wishlist di 10 prodotti perché sta arrivando la Cyber Week e ci saranno comunque un po' di scontarelli. Tutti quei plugin che ho fatto vedere a Torino e che ora che ci penso non ho mai pubblicato l'articolo di riferimento. Cacchio, devo pubblicare l'articolo di Torino. Grazie, me l'avevo completamente dimenticato. Comunque, quando pubblicherò l'articolo di Torino, vedrete quanti plugin ci facilitano il lavoro dentro After Effects e qui ho preso tre quarti dei quali, quelli diciamo di essi. Quindi dategli un'occhiata e seguite un attimino. Altri plugin per After Effects, la casa editrice Mittal, che credo si pronunci così, che ci offre il suo sconto Black 2019. Ho inserito Julius Orsius, che è il mio principale punto di riferimento per quanto riguarda la Fractal Art, ma questo tizio praticamente non ha rilasciato nessun Black Friday. Lui vende le clip che realizza e credetemi, sono delle clip cioè, vi verrà da piangere di quanto sono belle. Dategli un'occhiata perché è veramente comunque grandioso. Questo fa 3D con arte generativa ad altissimi livelli. Da poco ha pubblicato anche la sua versione di Fractalicious 9, se non sbaglio, non so se è questo o quello in basso. Comunque sono delle cose spettacolari anche a livello cinematografico. Se vi interessano le applicazioni creative e software alternativi, io sono abbonato a Creative Application che parla di installazioni interattive, project wall, cose strane, esplorazioni, interazioni, esperienze immersive. È un canale che vedo girare poco in Italia, nel senso che pochi sembra che lo conoscono, ma è una bomba. Dategli un'occhiata. Se lavorate con i video tipici del VJ, come ho fatto io con il progetto che a poco vi mostrerò, si è concluso da poco, quella N3 che cito spesso su Telegram, c'è un canale ricco di video per VJ, ma se avete l'abbonamento a Elgato Element, probabilmente lì trovate già tutto. Vi ho anche messo i software, visto che qualcuno me l'aveva chiesto, se non ricordo male, vi ho messo i software che utilizzo io per la wall projection, quindi per esempio per le performance live come dovremmo fare a gennaio, se tutto va bene, se Dio vuole soprattutto, con l'artista musicale dove lui farà musica e io farò la wall projection attraverso un proiettore, utilizzando il software Synesthesia, che è in pratica il gemello minore di Resolume, che è il punto di riferimento per chi fa wall projection. Synesthesia costa molto meno e comunque diciamo è molto più a portata di mano, soprattutto per chi lo fa collateralmente come lo faccio io. Vi segnalo Motion Design School, se siete in grado di seguire l'inglese,
contiene in sconto dei bei corsi. Costicchia nei suoi corsi perché sono di alto livello e sono tutti in inglese, ma dategli un'occhiata, potrebbe valer la pena studiarseli. Udemy Life Learning, anche loro con videocorsi online in offerta. Vi consiglio di dare un'occhiata anche a Vimeo, che comunque, diciamo, ormai è una piattaforma social con una serie di abbonamenti molto interessanti. Se siete professionisti che trasmettono video, fanno webinar a livello professionale, utilizzano il digitale a livello veramente avanzato, anziché spendere e espandere su piattaforme diverse, potreste trovare una formula in abbonamento dentro Vimeo molto ricca di elementi che soddisfa veramente i paladini più diversi. Sembra che costi parecchio, ma se come me avete fatto il passaggio su più piattaforme, per scopi diversi, vi renderete presto conto che in realtà la sua formula Plus conviene, senza dimenticare il fatto che quando guardiamo gli abbonamenti delle varie piattaforme, a parte che Vimeo ultimamente ha introdotto il mondo al suo interno, è diventato un tool spettacolo, quando andiamo a vedere le piattaforme in abbonamento, commettiamo un errore di frequente. Qual è questo errore? Quello di vedere praticamente il costo e dire cacchio, 70 euro al mese in un anno sono 300, 400, 500 euro. Ma nessuno vi dice di utilizzarla ogni mese, quando vi serve. Se c'è un cliente di mezzo, sapere che esiste una piattaforma, non dico per forza Vimeo, ma un'altra, che magari vi mette a disposizione la risorsa che vi serve in quel momento, chiaramente cambia tutto. Faccio un esempio. Qui dentro la versione premium, io ce l'ho in cantiere. Nel momento in cui arriverà un cliente con il quale dovrò sviluppare una serie di webinar con lui, col suo staff, eccetera, metto a budget 2-3 mesi di Vimeo Premium e ovviamente me ne servo secondo necessità. È il modo, come dicevamo prima, per velocizzare il fabbisogno del creativo a patto di saper dove andare a cercare. AppSumo, non so quanti di voi conoscono AppSumo, però AppSumo è un sito che andrebbe visitato un giorno sì e l'altro pure, perché praticamente vi offre dei deal molto particolari. Per esempio, spesso produce mette in offerta scontatissima degli abbonamenti lifetime alle piattaforme più diverse. Io, per esempio, qui dentro ho comprato una piattaforma di analisi, una che mi aiuterà con i miei podcast nella distribuzione su Spotify, Apple, Google e quant'altro. Piattaforme che di solito costano un occhio della testa mensilmente, invece l'abbonamento lifetime magari qui vi costa 50, 30, 40, a seconda dei casi, euro, ovviamente. Propone il suo Black Friday e qui avete, per esempio, diciamo, un esempio. Le piattaforme spesso riguardano veramente di tutto di più. In questo caso c'è un'offerta particolare per Deposit Poto e i Summit, non mi ricordo che cosa fa. Avete, per esempio, Social Monials, che è una sorta di piattaforma per la brand reputation, se non ricordo male. Piattaforme comunque anche legate allo sviluppo di siti web, a WordPress stesso. Insomma, nel tempo trovate veramente di tutto. Passiamo invece, visto che parliamo di video, ad Artlist. Io personalmente è un anno che ho l'abbonamento ad Artlist e mi ci diverto come un pazzo. Avete presente la traccia audio che c'era nel video in apertura del Black Friday? Quello che sto pubblicando spesso? Bene, quella è una traccia. Guarda, Black Friday giveaway. Ok. Ah, ok, no, questo però è solo per gli abbonati. Sì, l'avevo letta sta cosa. In pratica è un Black Friday solo per chi è già registrato alla piattaforma. Comunque, se vi serve musica seria, da compositori seri, professionali, che vadano oltre l'ukulele del cacchio che trovate in circolazione, vi serve una piattaforma come Artlist, che fra l'altro di recente ha rilasciato anche la sua versione in formato video, che si chiama Artgrid. Artgrid costa ovviamente di più, ma è comunque a portata di mano e vale la regola di prima. Metto a budget per il mio cliente 1 o 2 mesi, poi comunque le licenze mi restano e nel frattempo faccio tutto quello che mi serve. Io probabilmente adotterò questa modalità. Subscribe 23 Lutz. Ok, sì, ho capito, ma se mi sottoscrivo che cosa faccio? Eccola qua, questi sono i piani di lavoro. Per esempio, se non vi interessa il 4K, a 25 dollari al mese, ovviamente dovete prendere un anno intero, quindi mi ero dimenticato che qui non potete prendere un singolo mese. Comunque, col cliente giusto, diciamo, si può fare. Avete praticamente un anno intero per scaricare HD clip, senza la S finale, veramente in licenza tutti, di altissima qualità. E probabilmente è quello che farò io proprio per l'artista musicale N3 che sto seguendo nel momento in cui dovessimo iniziare, diciamo, a organizzarci per le proiezioni live, installazioni creative, suggestive, bla bla bla. Se dovete fare un lavoro, diciamo, professionale, spendere meno di 500 dollari all'anno per video in 4K per la quantità di roba che c'è qua dentro, credetemi, conviene. Ovviamente dovete fare quel mestiere, è chiaro che è tutto rapportato. Artlist invece costa 119 dollari all'anno, se non ricordo male. E avete musiche di ogni tipo, ma veramente musiche professionali. E fidatevi, anche in questo caso, visto che la comunicazione oggi
sempre di più cavalca verso una dimensione emozionale diversa che richiede una saggia scelta per quanto riguarda i brani musicali in uso, vi consiglio di valutare questo artlist, soprattutto se lavorate con i video. Boris FX, Red Giant sono invece plugin di altissimo livello per chi fa video a livelli anche cinematografici. E Red Giant è la piattaforma che, come vi dicevo, prima vendeva i suoi software a titolo, diciamo, singolo, e adesso invece ha introdotto in pratica la modalità abbonamento annuale. E dove sta il pricing? Eccolo qua. Eccolo qui. In realtà vi dico, conoscendo io, diciamo, di questa azienda, ho solo due plugin che ho preso in sconto su iScript, quel plugin di cui, quel posto di cui parlavo prima. Qui dentro c'è un tool che è craccatissimo, soprattutto in Italia dove ci piace da morire craccare mentre ci lamentiamo del costo di software. Non so se lo sapevate, ma siamo tra i più grandi craccatori dell'universo. Comunque, vabbè, questo in realtà non l'ho letto, insomma, è quello che mi è stato riportato, non è una fonte ufficiale, però non faccio fatica a crederci. Comunque, la Red Giant fa il plugin Trap Code, fa la Trap Code Suite. In pratica, quando vedete effetti particellari alla Thanos, avete presente lo schiocco di Thanos? Quelli sono effetti particellari. A livello cinematografico sono potentissimi, e in realtà serve un software che si chiama per l'appunto Trap Code Particular, che fa parte della Trap Code Suite. E in generale potete realizzare una serie di effetti veramente fighissimi. Che cosa ha fatto la Red Giant? Singolarmente questi software costavano parecchio, 900, 800, 700, li vedete qui. E lui dice: vedi, se tu compri singolarmente tutta questa roba, comunque ti costa 3.495, io invece te ne chiedo 600 all'anno e ottieni tutto. Un professionista, di nuovo, alla fine comunque probabilmente troverà giovamento in questo tipo di offerta. Chiude la scena, la parte dedicata al disegno. Intanto c'è questo applicativo per chi di voi ama disegnare, Just Sketch Me, totalmente gratuito, che funziona bene con i bodycon, che sono i modellini di questo genere che trovate veramente dappertutto, compreso dal cinese. Questo applicativo è gratuito. Vi ho messo anche, diciamo, l'offerta di bodycon 23%. Io ho preso due modelli da loro, 3D Total, anche altra roba, e trovate anche software di disegno come Clip Studio Paint che alcuni disegnatori utilizzeranno. Canali dove trovate riferimenti per grafici artisti che però, attenzione, non possono essere sempre utilizzati come se fossero dei modelli di Adobe Stock. Questi servono, sono più librerie di riferimento per disegnatori e aiutano appunto a disegnare, come anche l'applicazione Anatomy 360 che in pratica aiuta il disegnatore a scegliere una posa e realizzarla. Chi tra voi disegno è interessato al mondo del disegno mi capisce o mi capirà facilmente. Ho inserito anche per chiudere degli artbook, ho detto magari qualcuno trova qualcosa interessante. Se siete interessati, gli artbook sono, diciamo, stimolanti perché svelano alle volte dietro le quinte di una serie di produzione, nonché di artisti digitali e non. E poi PlayStation, ma in realtà questo riferimento non era tanto per invitarvi ad andare a vedere gli sconti su PlayStation, ma solo per quel promemoria che ho voluto inserire. Cioè, ricordiamoci che tutto il nostro lavoro, i linguaggi visivi, tutto ciò che facciamo, non solo passa a filo d'occhio dal circuito mainstream, quindi tutto il mondo dell'intrattenimento, ma spesso è proprio il mondo dell'intrattenimento che si serve delle nostre abilità digitali, dei linguaggi visivi di cui parliamo. Quindi vale sempre la pena tenere sotto controllo soprattutto il mercato indie, ma non solo, per scoprire che la nostra prossima competenza professionale potrebbe celarsi proprio all'interno di quei linguaggi che troviamo nel mondo, ad esempio, dei videogiochi. Chiudo con la citazione che ho messo in calce: Internet è il luogo fantastico nel quale immergersi e abbeverarsi ad una fonte infinita di suggestioni continue. Che tu sia un artista oppure un comunicatore, non accontentarti. Assapora la risorsa giusta per il tuo palato e poi divertiti, godi e saziati di forme, colori e parole. Soprattutto ricordati sempre che quello che hai è quello che hai. Quello che fai con quello che hai è molto più interessante. Non potrai magari permetterti determinate risorse, ma se cerchi l'alternativa c'è. E in ogni caso è il risultato finale che conta, è il modo in cui lo hai sviluppato, lo storytelling, la narrazione dell'autore di cui tante volte vi ho parlato. Ci sarà sempre tempo per acquistare le risorse più costose. Io ho raccolto le mie in tanti anni, approfittando veramente di ogni possibile bundle, deal e offerta in circolazione. In ogni caso, quello che conta realmente è che tu sviluppi la percezione, la capacità, la conoscenza di tutte queste risorse, di questi canali, per orientarti quando più ti serve. Alimenta la tua creatività
anche solo scoprendo come si realizza un effetto e poi magari cercando di un'alternativa, oppure lasciandola nel cassetto pronta per quando arriverà il tuo cliente. Sapere di poter utilizzare una risorsa, che esiste quella risorsa che sviluppa quella datazione, mi permette di offrire al mio cliente un servizio in più sapendo che lo potrò utilizzare. Magari provo la trial. Io dal mio punto di vista vi dico anche che secondo me, diciamo, visto che le trial spesso sono limitate, se siete persone, professionisti che realmente acquistano come me i software, ogni tanto sarete sicuramente portati a craccare qualcosa per poterlo testare un po' più a lungo. Finché non vendete nulla con quel software, secondo me non c'è nulla di male. Quello che conta è che poi non produciate e vendiate con un software craccato. Se vi serve un mese anziché 15 giorni per testare un software, non sarò io a dirvi non craccarlo, lavoro solo con la trial, che spesso è estremamente costrittiva. Sicuramente, però, se volete essere chiamati da me, almeno da me, professionisti, lavorate solo con licenze acquistate. L'alternativa, se no, gratuita o freemium, quello che è, la trovate, quindi non avete scusanti. Detto questo, super cazzole a parte, è il momento delle domande. Se avete delle domande, sono qui per voi. Dopodiché vado a tagliare la zucca, se no, Teresa, quando torna, taglia un'altra cosa a me. E non è esattamente una zucca. Allora, a voi la parola. Domande, domande, domande. Question time. Vediamo se qualcuno ha qualcosa da chiedere. Non vedo scrivere nessuno, quindi a questo punto io inizio ad andare. Sono andato un po' veloce, scusatemi, però c'erano tante cose da dire, quindi veramente volevo farvi vedere l'apertura di ogni software, ma mi dimentico sempre che quando attivo lo streaming, il computer con tutto che insomma è bello tosto, lui la fa. Quindi devo, insomma, diciamo, con il nuovo Mac spero che, insomma, appena Apple mi approva il leasing, dovrei armarmi di nuovo Apple e magari riuscirò a comunicare in maniera un pochettino più dinamica, quindi a poter aprire un software in diretta. Fra l'altro, molti dei prossimi webinar in realtà non saranno webinar, proprio per evitare questo tipo di problematiche, ho intenzione di dividere in due la produzione di video su YouTube. Webinar da un lato e video preregistrati la mattina, come ad esempio quello che aveva chiesto, chi è che aveva chiesto? Aspetta, non andrò a vedere più. Evan, che aveva chiesto il webinar su ArtStation, quello per esempio lo farò in video e lascerò aperti i commenti e altre cose di questo genere. Quindi lì dove magari mi devo, ecco, devo essere meno dispersivo e più concreto, magari farò dei video anziché webinar. I webinar li utilizzeremo proprio per realizzare queste live reaction o confronti aperti. Antonello, io no Max, però sappi che a breve ti romperò le scatole per quanto riguarda film di foto e designer. You're welcome, quando vuoi. Va bene, bella gente, vi ringrazio di aver partecipato numerosissimi. Siamo arrivati fino a 9 spettatori contemporaneamente a questo webinar. Mi auguro che, insomma, possa essere utile a chi poi verrà in seguito. E nulla, vi auguro una buona serata e ci vediamo nel gruppo Telegram oppure online da qualche parte, se vi va. Una buona serata a tutte e a tutti voi e a prestissimo. Ciao ciao!